Qualcosa che ci hanno rotto in tutti questi anni. Noi crediamo che si possa cambiare, siamo tutti qua insieme con gli altri sindaci perché il nostro impegno è per il cambiamento. Il cambiamento è per un ambiente più pulito. Grazie. Ah, beh, sempre che presente, ci fanno, piacere, diciamo, come c'è. In mezzo a tutta questa bella gente che ci facciamo, c'è anche il vescovo. L'ho visto arrivare adesso, allora. Ma che ci fa Sua Eccellenza il Monsignore qua a perché a un certo punto anche le eccellenze respirano quindi volete respirare aria buona anche voi ma stai a anche buona, perché però... con le ferro io potrei stare tranquillo, io respiro l'aria delle vendette, però essendo vescovo di gente che respira con le ferro. Una volta eravate solo di lotta, di lotta e di governo, non è questa storia. A parte una piccola precisazione, che io non sono iscritto al PD. È già una cosa. Questo è un primo fatto. Ho il PD al governo con me, in maggioranza e in consiglio comunale. Noi non abbiamo cambiato le nostre idee, noi da, almeno io da 11 anni dico le stesse cose. E oggi siamo animati dalla stessa coerenza con la quale abbiamo sempre lavorato in questi anni. Noi giudichiamo l'incenerimento un metodo sbagliato nella gestione dei rifiuti e crediamo che Colleferro abbia già pagato dal punto di vista ambientale oltre tutte le limitazioni rispetto agli altri luoghi. Quindi chiediamo semplicemente una gestione dei rifiuti che sia consona, diversa, moderna e ecosostenibile. L'abbiamo fatto ieri dai banchi dell'opposizione, l'abbiamo fatto da movimentisti, lo facciamo oggi al governo e lo diciamo anche alla Regione Lazio, che è governata dallo stesso nostro colore politico, ma che deve per forza raccogliere le istanze dei territori, affinché nessuna decisione venga calata dall'alto e sui cittadini di Colleferro ci sia una condivisione delle scelte fatta con le amministrazioni locali. Quindi in perfetta coerenza con il nostro passato.